secondo me l'autismo è una malattia a livello cerebrale, sicuramente. Una condizione in cui ci sono dei soggetti che hanno delle difficoltà a comportarsi nel modo che noi riteniamo normale, diciamo, magari a relazionarsi con gli altri. È una malattia anche geneticamente determinata. Condizione psicologica in cui si ritrova per l'appunto il bambino e poi comunque anche l'adulto, in cui abbiamo questa chiusura psicologica che... Si può migliorare? Non lo so, penso che comunque con determinati trattamenti si possa migliorare la sua sociabilità. Secondo me sì, perché come ogni malattia che ha una causa possiamo conoscerla e quindi trovare le conseguenze. Credo abbiano delle... Avevo letto da qualche parte che i malati di autismo vedono la realtà in maniera diversa. Non so come pensino, però hanno una percezione un pochino diversa della realtà. Credo che i malati di autismo abbiano un modo, una forte logica razionale. Beh, è possibile, nel senso che forse un po', diciamo, chiusi verso il mondo, però interiormente riescono a avere delle, magari, non lo so, capacità creative al di fuori della vita. La matematica, sì, poi la musica. Io so, per esempio, che ci sono alcuni ragazzi che sono molto portati per le cose creative, quindi per l'arte in genere e anche per la musica. Vita particolare? No, non lo so, magari fanno calcoli più velocemente, non lo so. Alcuni so che sono molto bravi nella matematica e altri hanno soprattutto delle abilità. Possono relazionarsi con gli altri, ma magari in modo diverso rispetto a quelli che siamo abituati a vedere. Non lo so. Sì, secondo me è in maniera anche più accentuata rispetto ai loro coetanei. Sì. Credo di sì, in parte. Sì, ma a modo loro. Credo fin da piccoli, verso i 2-3 anni. No? Penso possa essere fatta sin dalle prime settimane o i primi mesi di nascita. Verso i 2-3 anni. Nella prima infanzia, nell'infanzia.